Rieccoci. Noia, sto iniziando a stufare di fare Waltrout. Ecco, la scimmietta foca rappa. No, scimmietta foca rappa si chiama. Foca Scimmietta foca rappa. Che dice Groudon come verso? No, Groudon. Basta sparare una bomba addosso. E sperare. Uffa. Di solito lascia della qui. Come non ho detto che è riuscito a prendere. Bene. Abbiamo 85 rupie, ce ne mancano solamente 15. C'è Crowdon. Ok, scimmia focarappa. Capito. Ed ecco che fuoco. Uffa. Tipi 2 pop 4. Oh! Per la prima volta sono riuscito a capire come uccidere un Groudon in bocca. Bene, ora prendendo una di queste bombe e facendola rotolare arriviamo al punto in cui esplode e dovrebbe aprire il flusso di lava, cosa che infatti ha fatto e ci porta giù quel passaggio che abbiamo appena visto. Dove prenderemo i nostri fantastici guanti Mogman. No, i guanti Mogman sono dopo. Insomma, i guanti per scavare. Ora, cerchiamo di cadere con l'esaedro della dea che ho visto. Ok, vabbè. Sono caduto da un tesoro che non ne avevo mai raggiunto. Speriamo che sia una rupia da 20, però lo so che sicuramente non... Infatti è un metallo Odin. Questo pezzo di metallo brillante è stupido. Muore. È utile. Ecco, te parema. Ho mancato l'esaedro della dea. Vediamo. Oh, bla bla bla. Non ho voglia di parlare con te, senti. Che cosa vuoi? Mi ho spaventato. Come? Cerchi un'amica, non ne ho la più pallida idea, stronzo. Non ho visto passare nessuno. Magari è passata da lassù. No. Oh. Se solo qualcuno li mandasse via. Indovinato, li dobbiamo mandare via. Sono troppi! Ho troppo... Stavo dicendo, ho troppa poca vita per affrontarli tutti! E sono morto. Come è logico che sia. Che ore sono? 7 meno un quarto. Vabbè, ora mi manca semplicemente il cuore. Cavolo, è finito il vigore. Un cuore! Meno male. Mi hanno colpito senza che... Ho sentito bene allora. Ok. Ma cos'è? Sono infiniti. Cazzo da là!
alto. Ah, è vero che c'è l'accampamento con i tre scivoli. Si chiama lì. Merck, è un accampamento con tre scivoli che arrivano sul soffitto di questa stanza. Aku! Ah, è vero, c'è da uccidere quegli altri. Quelli verdi sono semplicemente conseguenze di quelli normali. Quindi uccidendo quelli normali vi risolvete i verdi. Se non altro no, quello è un semplice sloth. Cioè semplice. Mentili si mette dell'oro. Cavolo. Pazzesco, li fate fuori tutti? Sì. Grazie, grazie mille, sei proprio forte. Noi Mogman, nonostante l'apparenza, abbiamo uno spiccato senso dell'onore la gratitudine. Come posso ricompensarti? Rupie! Cosa, vuoi delle rupie, ma sei sicuro? Certo, mi è stato d'aiuto, ma delle rupie mi pare troppo. Gli darò qualcos'altro. Ecco dunque, sono un po' al verde per ora. Ma tu hai detto che stavi cercando un'amica, allora ti darò questi. Hai ottenuto i tanto guanti. Cosa hai detto? Tappi per orecchie. Ci saranno utili per scavare nel terreno. Dei tappi per orecchie? Sì. Ti spiego, perché Link ha un escavatrice, però fa un mucchio di rumore. Allora gli ha regalato sti tappi per le orecchie. Bene, abbiamo 104 rupie, facciamo così. 104 rupie, poverini! Ho detto abbiamo 104 rupie. Cosa abbiamo fatto di noi? Bene, ora. Ah, mi ricordo che qua c'è qualcosa. Ah, sì, è vero, questa è la miniera dei cuori. Nel caso manchino dei cuori. Qua ci sono delle bombe per uccidere quel Drowdon. E magari ne uccidiamo anche un altro. Tu fai questo solo per sopra? Sì. Ora, mi sono perso. Che noiosi che siete voi Drowdon. Non è che sono di noi. Uffa. Perché non muore? Deve morire. Non è tanto difficile da capire. Ovvio, vedere se non moriva stavolta. Bene. Ora sì, basta scavare. E prendiamo questo e possiamo salire usando questa corrente d'aria gigantesca. E siamo a 9 minuti. Beh, direi che sta puntata potrebbe anche finire qua perché io non ho più voglia. Oh, questa volta è uno verde. Stupido. Ho visto correre una tipa vestita di nera. Avevo tutta l'aria di essere la tua specie, siete amici. No, la odio. No, non si può passare normalmente, invece lei ha fatto un balzo e là è passato come niente fosse. Credimi, saltare fin lassù non è cosa da poco. È cosa da morti. Che ha pensi di dire Giorgia che vola. Giorgia che vola. Sta per esplodere. Ok, bene. Visto che io non ne ho più voglia. Ah no, è vero, tanto se non sbaglio su un punto salvo anche lì, meno male. È
e logicamente lì si apre magicamente grazie all'aiuto della tizia vestita di nero, che per ora non vi dico ancora il suo nome. Ho avuto un prescelto della dea, sei uno stupido. Ecco lei. Lei si trova più avanti, affrettati. Ecco, lì stava camuffando la voce, non ha in realtà quella voce lì. Ecco, ora salva la nostra cara amica che stava camuffando la voce e spegne perché non ha più voglia, in più le bruciano fra un po' gli occhi.